Lei non si stupirà, signor Presidente, seppur essendo stato da così breve tempo chiamato a far parte di questa Assemblea, prendo oggi la parola. Ho in effetti ritenuto di non poter sottrarmi alla responsabilità di un giudizio motivato su una legge di natura specialissima, qual è quella ora sottoposta al nostro ultimo esame di revisione complessiva e radicale dell'ordinamento della Repubblica. Tanto più che se non sono stato finora partecipe del contrastato iter di questa legge, ho in periodi precedenti svolto un ruolo attivo nel lungo processo di elaborazione e discussione di idee e di proposte di riforma costituzionale che si è svolto nei due rami del Parlamento almeno a partire dalla fine degli anni 70. Perché, vedete, e vorrei sottolinearlo, sarebbe del tutto infondato il sostenere o il lasciare intendere che nel passato il Parlamento sia rimasto chiuso in un atteggiamento di pura conservazione, di statica e retorica difesa della Costituzione del 1948. Ben prima che negli anni 1993-94 intervenisse una vera e propria cesura, una rottura di continuità nel nostro sistema politico, ben prima di allora, tra i partiti storici della Repubblica nata nel 1946, era venuta maturando l'esigenza di un ripensamento e adeguamento del quadro istituzionale. Nel 1982 un primo inventario di proposte di riforma venne redatto dalle commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato. Nel 1983 fu istituita, come più noto, un'ampia e rappresentativa commissione bicamerale di studio sulle riforme istituzionali, presieduta dall'onorevole Bozzi, che presentò nel 1985 un quadro assai ricco di considerazioni e indicazioni concrete rimaste purtroppo senza seguito. Vennero poi anni di stagnazione del confronto e dell'iniziativa sui temi di una possibile revisione della Costituzione, anche se non mancarono leggi ordinarie di notevole significato istituzionale, come nel 1988 quella sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio o come nel 1990 quella sull'ordinamento delle autonomie locali. Si giunse così all'inizio dell'undecima legislatura in una condizione di grave ritardo, dinanzi a esigenze oggettive e a sollecitazioni dell'opinione pubblica ormai non più dilazionabili. E quindi si impose una scelta che per primo il Presidente della Repubblica appena eletto, Oscar Luigi Scalfaro, invitò fermamente il Parlamento a compiere: la nomina, che col compianto Presidente Spadolini subito promuovimmo, di una commissione bicamerale, non più solo di studio, ma con poteri di iniziativa legislativa, con funzioni redigenti e referenti, che fosse in grado di sottoporre a entrambe le assemblee un progetto compiuto di riforma della seconda parte della Costituzione. La commissione, presieduta prima da Ciriaco De Mita e poi da Nilde Deiotti, riuscì a presentare un organico, anche se non esaustivo, ma condiviso progetto nel gennaio 1994, relatori per la forma di Stato Silvano Labriola e per la forma di governo Franco Bassanini. Il progetto cadde con lo scioglimento di lì a poco di Camera e Senato. Ricordo tutto ciò anche perché il senatore Francesco D'Onofrio, nella sua relazione del gennaio 2004, volle richiamare i lavori sia della Commissione De Mita-Iotti sia della successiva Commissione D'Alema, sostenendo che la proposta di riforma presentata dall'attuale governo dovesse intendersi semplicemente come conclusione di un percorso. Affermazione che sarebbe da apprezzare per la sua modestia, se non contrastasse con la realtà dell'effettiva ispirazione della proposta ancora oggi al nostro esame, ispirazione tutt'affatto diversa da quelle che sorreggevano i progetti precedenti e segnatamente quello del gennaio 1994. Ho avuto modo qualche giorno fa, in occasione della cerimonia di omaggio dedicata all'onorevole Labriola appena scomparso, di mettere in evidenza come la sua relazione di oltre 11 anni fa
fosse audacemente innovativa e nello stesso tempo ispirata a grande equilibrio e responsabilità istituzionale. Ebbene, con quella impostazione e con le modifiche che vennero di conseguenza prospettate, risultano coerenti in realtà le proposte di riforma non della maggioranza ma della minoranza, comprese quelle che escludono la formulazione nell'articolo 117 della Costituzione di un elenco di potestà legislative sia concorrenti sia esclusive delle regioni, accanto alla specificazione delle materie affidate alla competenza dello Stato, e postulano possibilità di iniziativa dello Stato federale nell'interesse nazionale, anziché un richiamo sanzionatorio a quell'interesse ove appaia violato. Per questo e altri aspetti, come si sa, l'attuale schieramento di minoranza ha proposto, già col disegno di legge Villone-Bassanini del settembre 2003, modifiche rilevanti della stessa riforma del titolo V che esso aveva, da posizione di maggioranza, varato in modo non sufficientemente meditato. In effetti, se si legge ancora oggi e si considera obiettivamente il testo presentato sempre nel gennaio 2004 dai relatori di minoranza, si può constatare come ad una critica puntuale e severa del progetto governativo si accompagnasse un insieme di proposte tale da configurare un vero e proprio progetto alternativo di riforma. Il governo e la maggioranza che lo sorregge avrebbero, a mio avviso, dovuto apprezzare il fatto che lo schieramento di centrosinistra non ha sostenuto che tutte le esigenze di revisione costituzionale affiorate nel lungo processo da me richiamato e culminato nella commissione bicamerale D'Alema fossero da ritenersi ormai superate. In particolare, pur essendosi significativamente consolidate attraverso il passaggio al sistema elettorale maggioritario e la prassi di una competizione politica bipolare, la posizione del governo in Parlamento e la governabilità del Paese, la stabilità dell'azione di governo, l'attuale opposizione ha continuato e continua a presentare proposte volte a sancire in sede costituzionale tale evoluzione e a rafforzare i poteri del primo ministro rispetto alle formulazioni della Carta del 1948. È dunque l'attuale opposizione che si è preoccupata e si preoccupa di concludere, sulla base di un'ulteriore e coerente maturazione, il percorso che venne bloccato nel 1998, non occorre qui ricordare come e per responsabilità di chi. E sono parte della conclusione di quel processo le proposte della relazione di minoranza relative alla composizione e alle attribuzioni del nuovo Senato della Repubblica, ma anche tutte quelle riguardanti un sostanziale adeguamento del sistema delle garanzie e dello statuto dell'opposizione all'avvento e all'abuso di un meccanismo maggioritario. Quel che anch'io giudico inaccettabile è invece il voler dilatare in modo abnorme i poteri del primo ministro, secondo uno schema che non trova l'eguale in altri modelli costituzionali europei, e più in generale è lo sfuggire a ogni vincolo di pesi e contrappesi, di equilibri istituzionali, di limiti e di regole da condividere. Quel che anch'io giudico inaccettabile è una soluzione priva di ogni razionalità del problema del Senato, con imprevedibili conseguenze sulla linearità ed efficacia del procedimento legislativo. È un'alterazione della fisionomia unitaria della Corte Costituzionale o, ancor più, un indebolimento dell'istituzione suprema di garanzia, la Presidenza della Repubblica, di cui tutti avremmo dovuto apprezzare l'inestimabile valore in questi anni di più duro scontro politico. E allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, il contrasto che ha preso corpo in Parlamento da 2 anni a questa parte e che si proporrà agli elettori chiamati a pronunciarsi prossimamente nel referendum confermativo non è un contrasto tra passato e futuro, tra conservazione e innovazione, come si vorrebbe far credere, ma è un contrasto tra 2 antitetiche versioni della riforma dell'ordinamento della Repubblica. La prima dominata da una logica di estrema personalizzazione della politica e del potere e da un deteriore compromesso tra calcoli di parte a prezzo di una disarticolazione del tessuto istituzionale.
La seconda, rispondente a un'idea di coerente ed efficace riassetto dei poteri e degli equilibri istituzionali nel rispetto di fondamentali principi e valori democratici. La rottura che c'è stata rispetto al metodo della paziente ricerca di una larga intesa, il ricorso alla forza dei numeri della sola maggioranza per l'approvazione di una riforma non più parziale come nel 2001, ma globale della seconda parte della Costituzione, fanno oggi apparire problematica e ardua in prospettiva la ripresa di un cammino costruttivo sul terreno costituzionale. Ma è un cammino che bisognerà pur riprendere nelle forme che risulteranno possibili e più efficaci una volta che si sia col referendum sgombrato il campo dalla legge che ha provocato un così radicale conflitto. Mi asterrò dal rivolgere alle forze di governo poco realistici appelli alla riflessione, ma non posso fare a meno di esprimere la mia convinzione che la strada indicata qui dall'attuale minoranza corrisponde all'interesse di entrambi gli schieramenti politici nel loro prevedibile alternarsi in posizioni di maggioranza e di opposizione. Essa corrisponde all'interesse di una moderna e responsabile evoluzione del nostro sistema democratico e anche, non da ultimo, alla ricostruzione di un clima che è purtroppo venuto meno di più misurato, impegnato e fecondo confronto in Parlamento. Un clima che è condizione per l'esercizio con autorevolezza del ruolo insostituibile di questa nostra istituzione. Grazie.